Argentina, 4 mesi sulle Ande, mangiando topi ed erba, temperature a meno 35, 20 kg in meno, problemi di disidratazione. Il ritrovamento di Raul Gomez, 58 anni, è stato casuale. Meno casuale appare la sua fuga attraverso un valico a nord di Santiago lo scorso maggio, ora che è arrivata una richiesta di estradizione da parte del Cile con l'accusa di abusi su un minore.